il 2019 è la città di Matera. Successo! A un mese esatto dalla designazione di Matera capitale europea della cultura per il 2019 è giunto nella città dei Sassi il ministro dei beni culturali Dario Franceschini per prendere parte tra l'altro alla grande festa organizzata per ricordare e celebrare il traguardo. E il suo arrivo in modo più che simbolico è avvenuto nel cuore pulsante della città, il quadrilatero settecentesco di Matera, su quale si affacciano Palazzo Lanfranchi e il Museo Ridola, che pure è responsabile governativo della cultura, ha visitato. Ancora una volta un momento di riflessione per provare appunto a riflettere sul risultato conseguito alle 17.50 del 17 ottobre per non disperdere il valore dell'obiettivo raggiunto. Quando conta fare rete con le altre realtà che hanno preso parte al confronto, ma soprattutto al momento in cui la città di Matera deve fare i conti con se stessa, il suo ruolo in Europa, in Italia e nel Mezzogiorno in particolare. Partendo dal risultato da non disperdere, ma soprattutto dalle infrastrutture di collegamento, delle quali o del cui potenziamento è ancora in attesa. Una visita in pompa magna, cui hanno preso parte fra gli altri anche parlamentari e consiglieri regionali, rappresentanti del mondo delle istituzioni e della cultura locali, che hanno accompagnato l'esponente del governo nella sua visita, prima alla grande mostra dedicata a Pasolini, allestita a Palazzo Lanfranchi, e poi al Museo Ridola. Presenti fra gli altri il vice ministro agli interni, Filippo Bubbico, e il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella. Un mese fa la proclamazione di Matera capitale europea della cultura, come non disperdere il valore del risultato? Beh, è un lavoro che comincia adesso, è un lavoro che si è basato su una progettazione di grande qualità. Adesso ci sono 4 anni in cui lavorare e fare un grande progetto di investimento su Matera, che servirà non soltanto a questa regione, a questa città, ma servirà al Mezzogiorno. Continuando a lavorare come stiamo facendo, con le manifestazioni, ma con questa capacità di elaborazione progettuale che ci colloca all'interno di una regione e all'interno di un mondo, e quindi che colloca questa regione anche con la presenza ieri del ministro Giannini, oggi del ministro Franceschini, quindi dell'attenzione nazionale del governo che attraverso i suoi esponenti più significativi proprio nel campo della cultura, del sapere e della conoscenza possono contribuire a dare un ulteriore impulso. Allora noi lavoriamo come istituzioni di concerto col governo, con i tanti attori che fanno di Matera una straordinaria esperienza avanzata, e proviamo a proiettarla verso il mondo. Il risultato deve costituire un rinnovato impegno, tutto quello che è stato fatto per vincere la prima sfida deve essere moltiplicato, perché l'obiettivo vero è quello che noi dobbiamo conseguire di qui al 2019, dando prova di come la cultura possa cambiare in meglio la qualità della vita dei cittadini, possa cambiare in meglio il contesto ambientale, possa cambiare in meglio la vivibilità. Capitale europea della cultura significa un impegno gravoso non solo per le istituzioni, non solo per la politica, ma per l'intera collettività. È una straordinaria opportunità. Noi oggi siamo sotto i riflettori, Matera ha perso quella marginalità che nel grande pubblico esisteva, perché la conoscenza di questa città, della sua storia, del suo patrimonio era un privilegio di studiosi, di gente colta, raffinata. Oggi Matera è all'attenzione dell'intera Europa e rappresenta anche l'orgoglio del Mezzogiorno, che si identifica negli sforzi che questa città ha fatto, che questa regione ha fatto, perché questo è il risultato dell'intera comunità regionale che si è ritrovata intorno alla candidatura di Matera.
e con altrettanto impegno, con altrettanto disinteresse e anche capacità innovativa. Noi dobbiamo vivere questi anni che ci separano da quella data. Io penso che nulla più debba essere ripetuto, la storia deve segnare una nuova dinamica, un nuovo inizio, una ripartenza per questa città e per questo territorio. È possibile attraverso questa designazione mutare radicalmente le condizioni economiche e sociali della nostra regione, di questa città e del suo territorio. Dobbiamo farlo. È una straordinaria opportunità che potrà garantire occupazione, benessere, nuova qualità della vita per i nostri cittadini. Come è giunto qui a Matera oggi? In macchina. È arrivato il momento di dotare la città di infrastrutture? Certo, è una delle cose su cui dobbiamo lavorare, sia per valorizzare le infrastrutture turistiche. Io ho fatto anche in treno qualche anno fa, ero segretario del PD da Matera a Bari, sulla ferrovia a scartamento ridotto. Naturalmente non è quella che può collegare stabilmente Matera al percorso ferroviario, ma può essere utilizzata per esempio come percorso turistico molto interessante. Arriva davanti all'aeroporto di Bari e quindi bisogna utilizzare tutte le cose che ci sono. E l'occasione della capitale europea è davvero una sfida per tutta l'Italia. È un appuntamento molto importante che va ben oltre i confini della città. Sente di dover chiedere al governo un maggiore impegno per quanto riguarda le infrastrutture e i collegamenti con la città di Matera? Ma non c'è dubbio che l'abbiamo già chiesto, vorremmo chiederlo ancora, anche se il tema è stato oggetto anche di alcune attenzioni da parte nostra rispetto all'ottenimento di risultati importanti. Insomma, l'IRES sullo sblocco Italia delle compagnie petrolifere ci consente di dar vita anche a un pezzo importante di quelle infrastrutture che per Matera e per la Basilicata sono essenziali. Allora, continuiamo a lavorare all'interno di un'intesa generale quadro sulle infrastrutture materiali, continuiamo a premere perché vi sia l'alta velocità su ferro che colleghi il Molise sostanzialmente a Bari e dunque Matera, collegarla lì attraverso trasversale Napoli-Bari, e proviamo ancora a intensificare le altre cose importanti che pure abbiamo messo in campo. Ma io credo che noi ora dobbiamo mettere a valore tutto il lavoro fatto negli anni passati. Non si dimentichi che proprio l'amministrazione comunale di Matera di qualche anno fa, Minieri era sindaco, si impegnò in maniera determinante perché i collegamenti con Bari venissero migliorati, già con le precedenti amministrazioni e poi con quelle successive. Oggi il collegamento Matera-Aeroporto di Palese è diventato semplice. Noi abbiamo la possibilità di raggiungere appunto quell'aeroporto in tempi accettabili, come in qualunque altra città d'Italia. È come se dal centro di Roma ci si debba muovere per raggiungere Fiumicino. E bisogna potenziare i servizi. Io penso che noi, proprio in questo momento di spending review, dobbiamo combinare gli sforzi, il governo nazionale, quindi sto alla sua domanda, e le comunità locali, le istituzioni locali, per migliorare il funzionamento delle cose che abbiamo, mentre pensiamo a nuove cose, perché sarebbe un grave errore se noi pensassimo che nulla si possa fare per migliorare la qualità dei servizi sino a quando non si realizzano nuove infrastrutture. Io penso che noi dobbiamo prendere atto di quanto invece possa essere possibile agire sui modelli organizzativi, sui sistemi di intermodalità. E io non so se potrà mai essere possibile realizzare un vero collegamento ferroviario con la rete nazionale. Temo che le cose stanno subendo modificazioni non solo per questioni legate alle risorse finanziarie, ma per il modificarsi
delle modalità operative, dei sistemi di trasporto. Dobbiamo stare attenti perché la qualità del servizio possa risultare eccellente, perché Matera sia raggiungibile attraverso le postazioni oggi esistenti e con servizi aggiuntivi che noi dobbiamo saper costruire. Poi le grandi infrastrutture stanno dentro un disegno nazionale e proprio la candidatura, proprio la proclamazione di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 deve comportare una riconsiderazione di quei programmi e di quelle visioni strategiche. Quindi io sono convinto che il governo, attraverso le proprie strutture, i propri ministeri, saprà riconsiderare i programmi e assumere la centralità di questa città. Ma la visita del ministro è servita a fare il punto anche su un altro aspetto delicato, la scuola di restauro, per la quale proprio nei giorni scorsi lo stesso ministro dei beni culturali, di concerto col collega all'istruzione, ha firmato il decreto di autorizzazione. Anche qui un passaggio importante e delicato che riguarda molto da vicino il mondo dell'alta formazione, tirando in ballo direttamente la Fondazione Zetema e l'Università. La firma del decreto per istituire la scuola di restauro, che cosa rappresenta per il territorio? È un'altra possibilità per Matera. Il valore straordinario dell'essere capitale per la cultura non è soltanto programmare eventi, ma programmare anche interventi permanenti che restano nel tempo, che puntano al patrimonio, che puntano al restauro, alla formazione. L'istituzione della scuola di restauro a Matera con decreto del Ministero dei Beni Culturali, ovviamente un'occasione, un'opportunità anche per rafforzare i rapporti fra l'Università e la Fondazione. Assolutamente sì, io spero che insomma, questa operazione si possa fare con l'Università. È un'istituzione dell'Istituto Centrale del Restauro, ma nella nostra Università ci sono tante competenze anche in questo campo e quindi io spero proprio che si apra una sinergia in questo senso. Quindi un'opportunità da non lasciarsi perdere? No, assolutamente no. L'Università è aperta, come sappiamo, al territorio. A Matera lavora su questi temi e quindi ci impegneremo per partecipare a questa attività, anzi anche accelerare i tempi. La scuola di restauro, ormai una realtà dopo la firma del decreto da parte del Ministero dei Beni Culturali, che cosa si prova in questi momenti? Beh, una grande soddisfazione, anche se molta tristezza, perché sono 7 anni che questo cammino è in movimento e nel Mezzogiorno il tempo non può essere una variabile indifferente, nel Mezzogiorno il tempo deve essere una variabile strategica. Se tutto fosse andato come avevamo pensato, a quest'ora almeno avremmo fatto 3 anni di attività in questa struttura, che è una struttura di altissima qualità a livello internazionale. E ora che cosa ci aspetta? Beh, adesso ci aspetta innanzitutto di ultimare i lavori e quindi ci aspetta che bisogna assolutamente che si trova la liquidità per garantire all'impresa di continuare i lavori che dovrebbero essere ultimati entro il 31 marzo 2015. Ma se scatta il patto di stabilità, se si fa ancora una corsa a ostacoli sui finanziamenti, corriamo il rischio ancora una volta di avere un decreto e non avere la scuola. E quindi questo è un grosso problema. Però al di là di queste questioni, che sono questioni delicate, è un successo straordinario, perché Matera è stata designata come l'area territoriale di servizio al tutto il Mezzogiorno d'Italia e anche al bacino del Mediterraneo. Cioè, accanto alla scuola noi dobbiamo adesso lavorare per potenziare il centro di ricerca del restauro e fare lì l'attività di innovazione, di applicazione della ricerca e dei nuovi modelli di applicazione della ricerca per diffondere la cultura del restauro nuova e innovativa non solo nel Mezzogiorno d'Italia ma nel Mediterraneo. Questo è il ruolo che la città deve assumere se vogliamo essere città internazionale.